Ciao, faccio un video haul che probabilmente non sarà brevissimo perché ho una caterva di cose da farvi vedere e quindi comincio immediatamente. Ordine sul sito di Ecoverde, quindi ovviamente online. Allora, ho preso di Lavera questo dentifricio al bio, echinacea e propoli, questo qui. Di tutto quello che vi faccio vedere ho provato pochissimo, questo non l'ho ancora utilizzato, però aveva un prezzo secondo me buono e ho deciso di provarlo. Sono 75 ml, quindi proprio il tipico formato del dentifricio. Un gel, no, non è vero, non so se è un gel, bah, chi lo sa. Comunque, un prodotto per lavare il viso della Burt's Bees. Sono incuriosita ormai da diverso tempo nei confronti di questo marchio. Ho visto diversi prodotti che Lucy ha inviato. Ciao Lucy! Ha inviato a Serena e Simona, le mie amichette, e quindi quando ho visto che sul sito di Ecoverde c'erano i prodotti di Burt's Bees, ho voluto provarne almeno uno. E visto che comunque fra i prodotti che io termino più per la maggiore, e ovviamente perché li utilizzo di più, ci sono sia i prodotti per lavare il viso che ovviamente gli struccanti, ovviamente perché li uso tutti i giorni e uso sempre quelli quando decido di prenderne uno. Quindi ho voluto provare questo. Questo è un detergente per viso con pappa reale. Credo e spero che gli ingredienti siano prevalentemente naturali, se qualcuno vuole dare uno sguardo. Sono 170, 99,2% naturale, c'è scritto qui, e sono 175 ml. E niente, vi farò sapere anche di questo. Poi, sempre incuriosita, però questo in realtà risale a qualche mese fa, dalle recensioni di Alessandra Adrenalina, bacio anche a te, sul marchio Domus Sole a Toscana. E visto che anche questo marchio da poco c'è sul sito di Ecoverde, ho voluto prendere un prodotto anche di questo brand e ho deciso di prendere questo. Questo flacone con questa forma un po' particolare. Nello specifico, questo è un sapone antiossidante viso, corpo, capelli, delicato, lenitivo, riequilibrante. Allora, sono 200 ml. Normalmente non sono attirata dai prodotti che fanno tutto, insomma, che sono indicati per più parti del nostro corpo. Però nei confronti di questo marchio ho un'aspettativa molto alta, quindi ho deciso comunque di provarlo. Poi è made in Italy, quindi ho voluto dare fiducia al tricolore. E quindi insomma vi saprò parlare anche di questo. Comunque col fatto che si può usare sul viso, corpo e capelli, anche la possibilità di terminarlo abbastanza in fretta è notevole. A proposito di terminarlo, forse vi può interessare la durata, che ovviamente non trovo, ma a parte questo piccolissimo particolare, vabbè, ma chi se ne frega. Ah no, allora entro 9 mesi dall'apertura, quindi comunque insomma la durata è più che accettabile. Poi sempre un altro prodotto che mi incuriosiva. Era un altro marchio che mi incuriosiva, era il Dr. Scheller o Dr. Scheller, non lo so, non so, non ho idea di come si pronunci. Ho preso questo tonico per il viso, tonico melograno, rinfrescante per tutte le pelli, depura la pelle senza disidratare. E qui è scritto applicare con un dischetto di ovatta dopo la pulizia. Quindi questi sono, allora la durata è di 12 mesi. Sono 150 ml e il prezzo mi sembra di ricordare fosse abbastanza contenuto, quindi ho deciso di provarlo. È molto liquido, beh, è un tonico. Che vi ho detto di strano? E poi, sempre al melograno, questo un altro gel per lavare il viso. Sono un po' fissata con i gel per lavare il viso. Questo ha una durata di 6 mesi e il contenuto lo vedete anche voi, sono 125 ml. E questo era l'ordine sul sito di Ecoverde. Con un altro ordine online, mi ero dimenticata di farvelo vedere nell'ultimo video haul, ho preso della Nuxe, sempre perché l'ho visto sul canale di Serena Sirio Makeup. Questo balsamo per le labbra, anche questo mi pare che sia la pappa reale. Stava cadendo, aiuto! No, non è vero, ho detto una scemenza?
Vabbè, comunque con miele e oli preziosi in questo barattolino di vetro, sono 15 grammi. Allora, questa consistenza è secondo me molto cerosa a vedersi, però in realtà è morbidissima nel momento in cui la si preleva. Io l'ho usato ancora poco. L'odore non ve lo so descrivere, è stranissimo, è veramente stranissimo. E quello che mi piace della Nux, vedete che è fatto il cartone è fatto con materiale riciclato ed è scritto tutto all'interno, quindi non ci sono neanche foglietti che tanto poi inesorabilmente buttiamo. E questo mi ricordo, non vi ho detto il prezzo di nessuno, questo me lo ricordo perché l'ho pagato 9 euro anziché 12, sempre sul sito, mi sembra di una farmacia. Poi, per rimanere in ambito farmacia, volevo prendere un'acqua micellare perché ho terminato quella di Kiko che vedrete nel prossimo video dei prodotti finiti. Sono tornata dalla mia farmacista preferita che si trova a Cascinevica, vicino a dove lavoro, provincia di Torino, perché ero intenzionata a provare la SVR, quella verde che consigliano sia Simona che Serena. Non l'ho trovata e quindi mi stavo indirizzando verso la mia preferita che è quella di Lierac, però non c'era la confezione da 400 ml, c'era soltanto quella da 200 e la ragazza, comunque la farmacista mi ha detto guarda, in questo momento è particolarmente conveniente questa di Avène perché è in promozione, quindi ho preso la classica acqua micellare di Avène da 400 ml che ho pagato 16 euro, quindi quella di Lierac da 400 costa 24, quindi comunque ho risparmiato 8 euro e ho preso questa qui. Questa l'ho provata soltanto una volta proprio perché sapete, io prendo i prodotti di solito, li provo, poi li metto via in attesa di poterli riutilizzare. L'ho provata perché Simone mi ha detto: guarda che bruciano tantissimo, se ti va negli occhi li brucia tantissimo. L'ho voluta provare apposta per verificare se anche su di me avessero lo stesso effetto. Per fortuna no, a me gli occhi non bruciano, quindi meno male, perché altrimenti avrei 400 ml di un prodotto che mi avrebbe dato fastidio. Visto che sto terminando la crema che mi ha dato il dermatologo per la dermatite, che ormai non ho più, la dermatite seborroica, che ormai non ho più da 2 mesi, ho cercato di prendere un prodotto idratante per il viso che fosse il più neutro, tra virgolette, possibile. Quindi ho preso questo fluido mattificante sempre di Avène per pelli sensibili da normali a miste, questo qui, non so, ecco, forse così riuscite a vederlo. Questo lo sto usando già da qualche giorno. Che cosa c'è scritto? Vabbè, di applicare mattina e sera sulla pelle perfettamente pulita, vabbè, all'applicatore con la pompetta che io preferisco in assoluto, è comodissimo perché evito di infilare le dita nel barattolo. Sono 50 ml. Quanto l'ho pagato? Boh, credo fra i 16 e i 19 euro anche questa, che praticamente è lo stesso costo. Se costasse 19 euro sarebbe lo stesso costo della crema che mi ha dato il dermatologo per la dermatite, quindi comunque insomma non sono caduta dall'alto, più o meno avrei speso quella cifra. Visto che inizia a fare qualche giornata di sole, ma anche se il meteo dice che da stasera al prossimo lunedì, e oggi è martedì, ci saranno piogge e temporali, yuhu, ho voluto prendere una crema di protezione solare per il viso e ho voluto prendere una protezione alta, ho preso una protezione 50. Perché magari quando farà un po' di sole di nuovo, metterò questa qui, che è quella che ho preso, ed è di Lierac, ed è una crema specifica antimacchia, ovviamente per il viso. Magari metterò questa qui al mattino e questa qui la sera. Questo perché se magari in pausa pranzo mi capitasse di andare a fare il pranzetto col panierino, come cappuccetto rosso, ai giardini vicino all'ufficio, comunque sono esposta al sole, eviterei magari di scottarmi il naso o comunque di provocarmi ulteriori macchie alle macchie che già mi pervadono. E quindi questa era l'intenzione. Qui è scritto, vabbè, Sanific, crema invisibile, protezione antirughe e antimacchie. Vi dicevo, è una protezione 50. Anche questa sono 50 ml, questa costa abbastanza perché questa qui costa 29 euro.
Anche questa, l'applicatore, l'erogatore con la pompetta, l'ho utilizzata nel weekend, l'ho utilizzata come base trucco e sono rimasta molto favorevolmente colpita perché si è asciugata immediatamente, è molto fluida, ma non così fluida da sembrare di non mettere, di mettere un siero sul viso ed è stata, questa è la scatola, un'ottima base per il trucco. Mi è piaciuta tantissimo, veramente tantissimo. Al che la farmacista mi ha detto: guarda, non sei costretta a farlo adesso, però in questo momento, quindi lo dico se a qualcuno interessasse, l'Iraq sta facendo una promozione, per cui se si compra un solare c'è o subito uno sconto di 5 euro, che comunque fanno piacere, oppure la possibilità, prendendo un secondo solare, di averne un terzo che non superi l'importo degli altri solari, direi di quello che costa di più, che nel mio caso 29 euro con la crema per il viso, quindi di prendere un terzo solare o doposole il regalo. Allora, io come secondo solare ho preso l'olio secco per il corpo, sempre di Lierac ovviamente, questo con una protezione 30. Questo è un olio satinante, attivatore di abbronzatura, antietà, rassodante, antiradicali liberi, alta idratazione. Un olio di monoi, achiote, nocciolo di albicocca, estratto vegetale di fiore di frangipani. Sì. Allora, perché ho preso l'olio? Perché io preferisco decisamente l'olio come solare, però non ho mai trovato un olio con una protezione che fosse superiore alla 6. E visto che io sono un colore mortino, non l'ho preso, quindi quando ho visto questo qui sono stata ben contenta di poterlo provare. Quindi questo è il flacone, vi dico anche che sono 125 ml ed è appunto un olio solare con protezione 30. L'ho provato sulla pelle, dà un effetto luminoso molto carino secondo me. Poi vabbè, stiamo parlando di un solare, però comunque insomma, fa piacere. Quindi come terzo prodotto ho scelto questo doposole, ok, crema comfort iridescente, riparatrice e sublimatrice di abbronzatura corpo. L'ho presa volutamente doposole per il corpo perché comunque, visto che devo tornare dal dermatologo, voglio provare a sentire un po' lui, ovviamente gli dirò che cosa ho acquistato e sentirò anche se ha dei consigli, spero, da darmi. Allora, estratto vegetale di mimosa, tenui flora, burro di karité, olio di cocco e calendula. Questo è il barattolone, sono 200 ml. Questo mi pare che costasse sui 24 o 26 euro. Questo è, e comunque, insomma, mi è sembrato. Ah, boh, è chiuso, quindi vabbè. Poi ve ne parlerò a tempo debito. E quindi questi sono stati gli acquisti in farmacia. Ieri, che botta, ieri sono andata alla biobottega vicino a casa di mia mamma perché dovevo prendere dei prodotti per una neomamma e quindi più che altro per la sua bimba e quindi volevo prendere qualcosa che fosse naturale. Visto che ero lì e sono così, mi sono trovata di fronte a diversi strati di prodotti del dottor Auschka. Ho deciso di prenderne due. Nel frattempo mi sono ricordata di aver già utilizzato i prodotti del dottor Auschka più o meno nel 2007 o 2008 perché erano i prodotti messi a disposizione da un hotel dove sono stata alla Tuil in occasione di un ponte lungo per cui avevo deciso di andare alle terme di Pré-Saint-Didier in Val d'Aosta dove non ero mai stata. Comunque, all'interno del bagno, che era un bagno fighissimo, tutto in pietra, con la vasca idromassaggio, la doccia tutta in pietra, tutto trasparente, una roba stupendissima. Come bagno schiuma e come prodotti per il viso c'era questo qui che non ho potuto non prendere. Allora, questo è un olio per lavarsi. Allora, al rosmarino, c'è alla salvia, alla lavanda, al pino, al cedro e al rosmarino, quindi ce ne sono 5. Peraltro, da pochissimo sono usciti anche i bagno crema di questa stessa marca. Magari più avanti li proverò. Ad ogni modo, questo è un bagno al rosmarino che si presenta come un olio. Volevo vedere se riesco. Vabbè,
Dona vitalità, aiuta a ritrovare l'energia nei momenti di stanchezza e mancanza di forze, bastasse questo. E ad ogni modo ve lo faccio vedere, a me piace tantissimo e mi sono riscoperta sempre di più amante dei profumi erbosi e aromatici, non so se possa rendere l'idea, comunque di aromi, perché il rosmarino cos'è? Una spezia, un aroma, ad ogni modo, salvia, i profumi legnosi, i profumi erbosi, tutti questi dei prodotti naturali mi piacciono tantissimo, veramente tantissimo. Allora, questo è il flacone, sono 150 ml, vabbè, si svita, non è niente di che buono. Mamma mia, è balsamico, mamma, è buonissimo, ragazze. Questo costa, vi dico solo i prezzi che mi ricordo. Allora, questo costa 16,90 euro, però comunque secondo me ne basta veramente poco. Peraltro si può o frizionare sul corpo oppure mettere nella vasca, mettere qualche goccia nella vasca e, insomma, e lavarsi così. Poi ho preso anche questo olio trattante limone e citronella rassodante per la cellulite, perché io spero sempre nel miracolo. Allora, il prodotto ideale nel trattamento complessivo della cellulite, insieme a sport, alimentazione, massaggi, bla bla bla, docce alternate calde e fredde, in questi giorni magari fredda, no? La sua composizione a base di estratti di scorza di limone, vischio, equiseto o equiseto e citronella rassoda, rinforza il tessuto connettivo e drena la pelle, lasciandola morbida ed elastica, inoltre regala energia e vitalità. Ideale per i massaggi rassodanti, tollerabilità dermatologicamente testata. E poi c'è un massaggio, poi c'è un foglietto da leggere che leggerò con tutta calma al momento opportuno. Questa è la scatola e questo è il flacone. Eccolo qua, erogatore a pompetta, amato, amato, amato. Sono 75 ml, questo l'ho pagato 19,50 euro. Allora, so che questi prezzi vi sembreranno alti, però per i prodotti anticellulite non lo sono, perché comunque io ho prodotti di marche molto meno, come dire, naturali, li ho pagati molto molto di più. Peraltro la signora che c'era lì alla biobottega mi ha detto che il dottor Auschka ha un procedimento anche di raccolta delle erbe ancora a mano, quindi non ci sono macchinari da nessuna parte. Forse probabilmente è anche per questo che hanno un costo elevato. E comunque sono esaltatissima per questi prodotti, non vedo l'ora di provarli. Ne ho tutta una serie nella mia mente e nella mia lista mentale che voglio usare. Voglio provarne il più possibile. Tra l'altro, di recente ho visto il video di Ornella in cui parla della crema detergente, che adesso ha anche Simona. Io lo so che vi nomino sempre le stesse persone, però portate pazienza. È la cosa più bella, del tubo, e quindi io ve le nomino molto molto volentieri. E quindi anche quella è una di quelle che voglio provare, ma ovviamente ne ho un po' troppo in questo momento di detergenti per il viso, quindi su quello sto un attimo calma e ci penso ancora. Poi, visitina al negozio dell'Occitan, al centro commerciale Le Gru, dove ho preso questa crema mani, che credo sia abbastanza di una linea, della linea più famosa in assoluto al latte di mandorla. Questa crema mani è una mini taglia, l'ho pagata 7 euro, sono 30 ml, l'ho presa soltanto dopo averla provata sulla mano, mi ha lasciato la mano liscissima con un profumo delicatissimo che mi è piaciuto tanto. E quindi ho deciso di prenderla per tenerla in borsa e ve ne parlerò. Poi ho preso due prodotti della linea Verbena. Sempre in questa mia fase di riscoperta dei profumi agrumati, naturali, legnosi, erbosi, bla bla bla. Ho deciso di provare e di prendere un profumo nuovo. Ne ho provati 6 o 7, a un certo punto mi girava la testa, non ci ho capito più niente, ma meno male che li ho spruzzati tutti sulla pelle, perché a un certo punto quello verso cui ero maggiormente indirizzata, che era quello solo alla verbena, l'odeur toilette solo verbena, era come avere un bracciale di citronella qua, e quindi no, era troppo forte per me. Insomma, ve la faccio breve. Ho preso questo qui, Low Fresh Verbena e Cedro. Eccolo qua. Questo
Questa è una bottigliona, bottiglione, super flacone, eccolo qua. Da una parte c'è la foglia di verbena, dall'altra c'è il cedro, da 150 ml, che ho pagato, se non sbaglio, 44 euro. Comunque sono 150 ml, secondo me, cioè non mi sembra di aver pagato tantissimo un profumo. Insomma, con questa quantità di prodotto. Quindi sono contentissima perché è quello che alla fine mi piaceva di più sulla mia pelle. Sempre della linea Verbena, ma di un'edizione limitata che purtroppo non si trova più in vendita, di cui c'era anche il profumo che era Verbena Sorbet. Non ho trovato più il profumo, mi sono consolata con questo, però ho trovato ancora questo gloss, che effetto freddo, effetto fresco, appunto, della linea Verbena Sorbet, che al suo interno ha anche menta, pompelmo e qualcos'altro che adesso non mi ricordo, però è un altro di quei gloss che si possono tenere sempre, sempre in borsetta, e anche questo non vedo l'ora di provarlo. Questo l'ho pagato 10 euro, il profumo vi ho detto 44, mentre questo l'ho pagata 7 euro. Finisco, sono passata in profumeria perché c'erano degli sconti importanti, quindi ho deciso di approfittarne per prendere questa matita dell'ultimo trucco di Yves Saint Laurent, che è di un viola spettacolare, ma soprattutto di una morbidezza. Ecco, io l'ho appena appoggiata. Guardate il colore, è una cosa eccezionale. Queste sono quelle della linea Water Resistant, io ne ho un'altra nera, e questa è la numero 10 ed è waterproof. Questa è, guardate, ve la faccio rivedere, il colore è stupendo. E ho preso una palette che è questa qua, a cui facevo il filo veramente, ciao, da diverso tempo, e alla fine l'ho presa perché l'ho pagata veramente molto molto meno, e quindi ho deciso di prenderla. Questa è, peraltro, per dovere di cronaca, vi dico che questa è la palette che ho usato nell'ultimo video, il video, mi pare che fosse il video Promossi e Bocciati. Per cui tutte no, ma comunque tantissime ragazze mi hanno fatto i complimenti proprio per il trucco che avevo sugli occhi. Allora, questo è l'azzurro, mi sa che non si vede niente. Questo è l'azzurro, questo è il grigio o malva, non lo so, non l'ho ancora capito, non l'ho ancora identificato. Questo è il verde. Io li avevo tutti sugli occhi in quel video, quindi insomma. E questo, che non si vede niente. Poi, tra l'altro, questa luce è pessima per gli swatch, però vabbè, non si vede niente. Comunque, questi sono i quattro colori. E veramente sono sempre qua. È bellissima. Sono contenta di averla presa perché le facevo il filo da tantissimo tempo, vi ripeto, l'ho presa solo perché l'ho pagata molto meno, e sono contenta perché comunque sono colori che in questa stagione utilizzerò tantissimo, e sicuramente questa è. In ultimo, e questo l'ho usato soltanto una volta, ma la prima impressione non è stata eccezionale, non per la qualità del prodotto, ma per la scomodità di applicazione. È questo tubo da 200 ml di Collistar. Questo è l'ultimo anticellulite che è uscito, che ha appunto nella parte, aiuto, qui ha appunto queste rotelline che dovrebbero facilitare, vedete, lo muovo perché, portate pazienza, alla mia età ormai perdo colpi, dovrebbe facilitare appunto il massaggio e l'applicazione del prodotto. Allora, questi sono 200 ml che io ho pagato con lo sconto, ma comunque a prezzo pieno costano 44 euro, che proprio pochini non sono. Concentrato biorivitalizzante anticellulite effetto mesoterapia. È scomodo,
Io l'ho messo, l'ho utilizzato per ora soltanto una volta e scomodissimo. Dopo credo 2 minuti avevo voglia di schiacciare, farmi andare la crema sulle gambe e massaggiarmela da sola, perché non è assolutamente. È scomodo il movimento che dovete fare, perché voi immaginate di fare così e finché lo fate, cioè, è facile farlo su un braccio, no? Ma quando avete un metro quadro di gamba, un metro quadro no, ma io ho 1 metro di gamba, cioè io misuro proprio 1 metro. Cioè, se dovete farlo per una superficie di 1 metro, che poi è lunga 1 metro, ma ha anche la sua larghezza non indifferente, diventa scomodissimo. E quindi niente, beh, comunque ve ne parlerò più avanti perché questo vuole essere un video haul. Probabilmente ho parlato tantissimo, quindi sarò breve. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!